la magia, le sedute spiritiche e il satanismo. La gente, non avendo fede, si butta verso queste forme, specie i giovani. In questa nuova religiosità, se così la si può definire, ha qualche responsabilità la Chiesa Cattolica? Credo di sì. La Chiesa Cattolica non ha saputo né informare né formare i giovani riguardo a questi pericoli. Direi i sacerdoti e i vescovi sono proprio male informati. È uscito ultimamente un libro, Io Vescovo Esorcista, che io regalerei a tutti i vescovi come regalo di Natale, perché è fatto veramente bene da un vescovo esorcista, Monsignor Gemma, Andrea Gemma, vescovo di Isernia Venafro, e ci dice proprio la grande importanza che i vescovi abbiano, che facciano esorcismi. Una morte, chi è il diavolo? Il diavolo è un angelo, quindi mantiene la sua natura angelica, che si è ribellato a Dio nella prova a cui è stato sottoposto, per cui è diventato demone e per odio a Dio tenta l'uomo al male, cerca di trascinare l'uomo dove si trova lui, ossia l'inferno. Molti sacerdoti non credono alla sua esistenza. È vero, purtroppo molti non ci credono, e una volta che io dissi al Papa, incontro molti vescovi, noti vescovi, che non credono nel demonio, ma ha risposto secco, una risposta che vale per i sacerdoti e vale anche per i laici, vale per tutti: chi non crede nel demonio non crede nel Vangelo. Cosa sono le fatture e i malefici? I malefici sono fare del male per mezzo del demonio, e ci sono tanti modi per fare del male per mezzo del demonio. Il modo più comune è la fattura, è uno dei malefici. Malefici è un termine generico, fare del male per mezzo del demonio. Poi questo male può essere fatto con fattura, legatura, maledizione, macumba, voodoo, sono tutte forme di malefici. Quali sono i disturbi più comuni di una persona con presenza malefica? I disturbi più comuni sono dolori fisici che colpiscono soprattutto testa e stomaco, per cui uno viene ridotto nell'impossibilità quasi di lavorare, di studiare. Tanti giovani che sono costretti a interrompere gli studi per questo motivo, e vengono tormentati da mali che naturalmente prima vanno invano a farsi curare dai medici, poi il più delle volte ricorrono ai maghi, e poi può capitare qualche volta che vadano ad approdare dall'esorcista. Il lavoro degli esorcisti è in aumento? È molto in aumento. C'è che noi esorcisti siamo pochi, e dal momento che la grande maggioranza degli esorcisti sono di nomina recente, anche diciamo di una preparazione non sufficientemente all'altezza della situazione, però anche numericamente siamo troppo pochi rispetto alle domande di richiesta. Esistono diocesi senza esorcisti? Molte, la maggior parte delle diocesi non hanno esorcisti, e dico anche che qui in Italia vari vescovi mi hanno detto per colpa tua, vari vescovi amici, ossia per merito mio, con il successo che io ho avuto con i miei libri, un successo enorme. Pensi che il mio primo libro, Un esorcista racconta, 18 edizioni in italiano ed è tradotto in 13 lingue, le interviste televisive, le interviste giornalistiche che ho fatto, qui in Italia direi che siano un 300 gli esorcisti, ma lei pensi che ci sono varie nazioni in cui non ce n'è nessuno? Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo, non ce ne sono, perché per 3 secoli la Chiesa cattolica latina aveva quasi sospeso, dico quasi perché qualche esorcista c'è sempre stato, ma aveva quasi sospeso l'esercizio dell'esorcistato. Ecco perché vescovi e preti, non avendoli mai studiati, mai visti, mai fatti, non ci credono. Qual è la differenza tra preghiera di liberazione ed esorcismo? La preghiera di liberazione è una preghiera privata che tutti possono fare. Marco capitolo 16 versetto 17, coloro che credano in me, quindi anche lei se crede in Gesù Cristo, coloro che credano in me nel mio nome cacceranno demoni, uomini, donne, giovani, adulti, anziani, di qualunque età.
È una preghiera privata che ha lo scopo di liberare dal demonio, lo scopo identico, però essendo una preghiera privata è più debole, diciamo, dell'esorcismo che preghiera pubblica, ossia preghiera ufficiale fatta con l'autorità della Chiesa, in cui si intima al demonio di uscire dalla persona o di non tormentarla dai tormenti che le procura. Come ci si può difendere dal male? Dal male ci si può difendere in tanti modi. Dico il modo principale: essere corazzati, vivendo in grazia di Dio e pregando. Se uno vive in grazia di Dio, se uno prega, è corazzato dal male, e il bene è immensamente superiore al male, per cui anche le lotte, le tentazioni, anche quelli che noi chiamiamo mali, malattie, eccetera, possono diventare strumenti di santificazione. Pensiamo addirittura che la Bibbia la tentazione la chiama una beatitudine. Beato l'uomo che fu tentato e seppe resistere, beato l'uomo che poté fare il male e non lo fece, beato l'uomo che poté prevaricare e non prevaricò, ossia questo dono della libertà per cui noi possiamo fare il bene e il male, se noi sappiamo usarlo bene, diventa uno strumento di santificazione. Qual è la situazione in Sardegna? La situazione in Sardegna è analoga a quella del resto dell'Italia. Non possiamo dire che ci sia una situazione sarda diversa, ormai con la televisione che entra in tutte le case, in tutte le famiglie, il mondo è molto equiparato. Direi che in generale in Sardegna, in Italia meridionale, tra le forme di occultismo prevale la magia, prevale il maleficio, mentre nell'Italia settentrionale, pur essendoci anche queste forme, c'è una maggiore prevalenza di sedute spiritiche e di satanismo. Una vita, diciamo così, religiosa invece preserva da questi problemi? Senz'altro, una vita religiosa preserva, rende immuni da questi problemi. Noi siamo più forti del demonio, possiamo sconfiggere il demonio. Cristo ha sconfitto Satana, io ho vinto Satana, ci dice Gesù, io ho vinto il mondo, e ci dice chiaramente che noi con la sua grazia, muniti dalla sua forza, siamo in grado di vincere Satana in noi e negli altri. Dobbiamo averne paura? Non dobbiamo aver paura del demonio, è un grande errore aver paura del demonio, e il demonio ci tiene a spaventarci per rendersi grandi, per farsi bello, vorrebbe dimostrare di essere più forte di Dio. Non dobbiamo avere nessuna paura nel demonio, ma non dobbiamo neppure sfidarlo, non dobbiamo neppure esporci a quelli che sono gli assalti del maligno.